We'll be right back.
l'intensa esistenza terrena del nostro patrono, il Santo Vescovo Donato, andavo collegando, riconoscendo la sua vita terrena a quella celebre frase dell'Apostolo Paolo, l'Apostolo delle genti, colonna portante della Chiesa nascente, una frase che abbiamo ascoltato durante la liturgia nei giorni scorsi. San Paolo Apostolo, con una squisita delicatezza, scriveva al popolo dei Corinti in questa maniera, diceva: sappiate fare spazio nei vostri cuori all'amore ineffabile del Signore. E San Donato ha saputo grandemente fare spazio nella profondità delle profondità del suo cuore, del suo animo e della sua mente all'amore ineffabile del Signore. Tanto che quando si è trattato di scegliere tra la fede e la vita, scelse la fede. Lui, così come tanti altri, tutti gli altri martiri e confessori della fede, sono stati tutti sulla stessa scia, possiamo dire, del grande re Salomone, al quale un giorno apparve il Signore nel sonno e chiese: che cosa vuoi che io faccia per te? Salomone non chiese una lunga vita, la potenza e le ricchezze, bensì un cuore docile, la capacità di saper discernere. Così anche San Donato, durante la sua vita, chiedeva quotidianamente al Signore la sapienza del cuore, chiedeva un cuore saggio ed intelligente, e il Signore gli ha concesso questo dono di una bellezza incomparabile, un cuore saggio ed intelligente. E la stessa scultura lignea che ce lo raffigura con quegli occhi, con le mani, un'espressione di un viso che sa scrutare dal di dentro. Sicuramente, probabilmente, nella persona fisica San Donato era così. Sapeva penetrare le sottigliezze e gli enigmi delle parabole, come si dice. Sapeva indagare il senso recondito delle scritture. Sapeva indagare il bene e il male tra gli uomini perché aveva un cuore saggio ed intelligente. Sapeva modellare la sua vita sulla parola del Signore, perché lui aveva ben compreso che la parola di Dio è una parola di vita eterna che sempre, anche a suo tempo, contrastava con le molteplici parole di morte che si udivano allora e si odono tutt'oggi, sempre in contrasto con la parola di Dio. Sapeva fare tutto questo perché aveva la sapienza del cuore che aveva chiesto quotidianamente al Signore, come il re Salomone. Che cosa vuole oggi da noi San Donatese, da ogni San Donatese? Lui è contento che viene festeggiato anche con le forme esterne, con gli spettacoli, i fuochi pirotecnici, i dolci, eccetera, con le sagre. Sono tutti elementi che concorrono a creare questo clima di feste e di rievocazioni in suo onore. Ma San Donato, principalmente, da ogni singolo San Donatese, vuole che sappia anche il San Donatese come lui chiedere al Signore il cuore saggio ed intelligente, che ogni San Donatese sappia fare la volontà di Dio. E come si fa la volontà di Dio? Avendo piena, totale, incondizionata fiducia nella parola del suo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. Ripeto a dire, San Donato aveva il cuore saggio e intelligente perché apparteneva a quelle persone che hanno saputo seguire il Cristo non soltanto nei momenti dell'euforia, di buona condizione, quando Gesù compive i grandi miracoli e i prodigi, ma lui appartiene a quelle poche persone che hanno saputo seguire il Cristo per la strada, così come viene definita nei Vangeli, la strada ignominiosa della croce. Erano pochissime le persone che hanno seguito il Cristo. E lui è stato uno di quelli nella sua vita che non si è arreso. Infatti si dice nella liturgia della Messa per lui: non indietreggiò, ma andò incontro al martirio per amore, per causa di Cristo. Si legge negli annali della storia della diocesi di Arezzo, dove lui è stato per anni pastore, vescovo esemplare, confessore della fede, che era proprio il 7 di agosto, nell'ora calda del giorno, probabilmente erano le 5 o le 6 del pomeriggio,
quando questo plotone di esecuzione entrò nella sua casa vescovile, nell'episcopio, per decapitarlo. E lui andò incontro alla morte con gioia.
Lurking in the mist below. What if I could? I feel alive, yeah. My growing pride, yeah. Break down my fears.